Eccola in azione a Tokyo, la Milan Academy Scuola Calcio, che educa i bambini giapponesi allo sport in 5 città del Sol Levante. Qui abbiamo 4 scuole in tutto il Giappone, Tokyo, Nagoya, Ishikawa e Kanazawa, e abbiamo anche una scuola a Sakura. Ognuno ha il proprio gruppo, Honda Team, Donnarumma Team e Bacca Team, Montolivo Team e Romagnoli Team per i bambini più piccoli. I bambini vanno da 3 anni fino a 12 anni. Abbiamo circa 1500 bambini coinvolti che partecipano alle nostre scuole. Abbiamo 7-8 bambine. Sono Alessio Mariani, ho la fortuna di lavorare con il mio direttore tecnico Manuel Belleri, faccio l'allenatore per la scuola calcio Milan di Tokyo. Nel nostro metodo educativo abbiamo questa filosofia del Milan che si occupa appunto di far crescere i bambini tramite il bambino pensante, cioè non gli diamo delle risposte ai nostri bambini ma li aiutiamo a pensare. Qui per qualche genitore lo sport dovrebbe essere una dura disciplina militare. Sì, diciamo che qualche genitore si lamenta perché i loro bambini li vedono che si divertono, fanno le cose col sorriso sulle labbra e quindi pensano che non lavorano bene. Invece noi sappiamo che la nostra filosofia è una ottima filosofia e quindi insegniamo loro a divertirsi, insegniamo loro a lavorare bene, a concentrarsi, ad avere grande personalità nel fare le cose, e a volte si scontra con quella che è un pochino la mentalità giapponese. Al termine della sessione, un punteggio di rendimento per ciascuno. Kaiji ha giocato poco, quindi... No, anche adesso non so. So, so, eh? So, so. Kaiji, so, so. So, so, so. So, so. Cicca la gamba a te. So, va bene così, bravi. Molto bene. Molto bene, Cicca la. C'è una grandissima competizione a Tokyo. C'è il Milan, c'è la Juventus e l'Inter e il Perugia per le italiane. Poi ci sono Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, ci sono tantissime scuole, ma ritengo che noi abbiamo una grandissima filosofia, quindi riteniamo che possiamo fare grandi cose e ci sentiamo molto bravi nel fare questo lavoro. Belleri nega che un Milan di nuova proprietà cinese possa perdere un po' di appeal in Giappone, ma certo non guasterebbe l'arrivo di un nuovo campione giapponese nel team rossonero. Diciamo che l'appeal del Milan, della filosofia del Milan, del nostro modo di lavorare, potrebbe essere sicuramente sviluppato se ci fosse la presenza di qualche altro giocatore giapponese nella rosa del Milan. Questo sarebbe un grande punto, una grande importanza per noi. Come Honda, insomma. Come Honda, assolutamente. Questi sono i regalini che ci fanno i nostri bambini finita la lezione. Ci riempiono di regalini.